Il titolo è stato molto puntato sul concetto di consapevolezza. Perché? Perché materie appunto molto tecniche come copyright e privacy nell'attività didattica ricoprono un certo ruolo, un ruolo abbastanza delicato, sia nel ruolo nell'attività del docente, sia nell'attività dei dirigenti e anche dei collaboratori tecnici, come ho avuto modo di vedere in altri corsi di formazione che ho fatto. Soprattutto quando parliamo di docenti, c'è anche una questione, appunto, si pone anche una questione di dare il buon esempio, nel senso che il docente, nel momento in cui utilizza ad esempio dei materiali in aula e deve mostrare come questi materiali sono stati realizzati, è importante che segnali lui stesso con il suo buon esempio di aver operato correttamente dal punto di vista del diritto d'autore. Ok? Detto in termini molto più, in parole più povere, se il professore è il primo a non interessarsi del diritto d'autore, a prendere le cose a casaccio da internet, a riutilizzarle senza rispetto delle licenze e dei termini d'uso dei siti, è ovvio che lo studente, l'allievo, vede questo comportamento e si modella e lo prende come esempio. Okay? Quindi nel momento in cui abbiamo un ruolo appunto di educatori, si pone anche questo problema. Quindi non solo aumentare la consapevolezza di voi che fate questo mestiere, di coloro che sono portati a sviluppare contenuti creativi, ma anche una questione di buon esempio e di educazione civica, diciamo, portata con le azioni concrete, non solo teoricamente. Come diceva la professoressa Valle prima, la didattica negli ultimi anni, con le nuove frontiere del digitale, sta ponendo nuove questioni dal punto di vista del diritto d'autore. Perché? Perché il docente è portato non più a utilizzare dei materiali precostituiti, come si faceva un po' di anni fa, no? Adottare un manuale che è stato scritto e redatto da degli autori e indicato dalla scuola e semplicemente attenersi a quello che il manuale ha scritto e ha previsto. Ma i docenti sono sempre più spinti a realizzare e creare materiale didattico, le cosiddette risorse educative. E questo si rispecchia anche in quanto ha scritto il Piano Nazionale Scuola Digitale, ad esempio nell'azione numero 23. Promozione delle risorse educative aperte e linee guida sull'autoproduzione dei contenuti didattici digitali. Ok? E infatti cosa dice questa azione? Dice che occorre fornire alle scuole una guida che distingua con chiarezza le varie tipologie di risorse digitali disponibili, i criteri e le possibili forme del loro uso, illustrando in particolare per quanto riguarda l'autoproduzione dei contenuti, le modalità dei processi di selezione, produzione e validazione, nonché le caratteristiche tecniche da rispettare per massimizzare qualità, efficacia e riusabilità dei contenuti. Ok? Riusabilità l'ho messo in rosso perché? Perché è la parola chiave che ci fa capire l'importanza di tutta la seconda parte del mio seminario, quella relativa alle licenze open, il fatto che ci siano delle licenze appunto open, aperte, permette che i contenuti creati da una scuola o da un gruppo di docenti possano essere facilmente riutilizzati da altri colleghi senza necessariamente dire, come si usa dire, inventare la ruota continuamente. Quindi sfruttare il lavoro di altri nostri colleghi, salire sulle spalle dei nostri pari per avere dei contenuti sempre migliori e sempre più efficaci. Ok? Continua poi il Piano Nazionale della Scuola Digitale dicendo che tutto ciò è fatto nell'ottica di incoraggiare processi sostenibili e funzionali di produzione e di distribuzione che possibilmente aiutino a far emergere e diffondere i materiali migliori e facilitino la validazione collaborativa e il riuso, garantendo un regime di diritti che sia sensato e funzionale per le Open Educational Resources, cioè le OER che abbiamo già nominato nell'introduzione di prima. Ok, quindi questo è un po' il campo d'azione, l'ambito in cui ci muoviamo in questo seminario, soprattutto nella prima parte. L'azione numero 23 non si occupa di privacy si occupa di altre azioni diffusamente, però l'azione 23, come vedete, è molto centrata sul discorso diritti di utilizzo e abilitazione del riutilizzo,
abilitazione del riuso nei confronti di altri colleghi. E quindi procederemo proprio in questa direzione, cercheremo di capire come funziona il diritto d'autore, perché è il punto di partenza per capire anche tutto l'ambito dell'argomento delle licenze, e poi appunto vi farò vedere le principali licenze open e i loro meccanismi di funzionamento. Quindi parte prima, il diritto d'autore nella didattica, è la parte che probabilmente si porterà via più tempo, vediamo un po' quanto tengo d'occhio l'orologio, se vedo che siete stanchi faccio una pausa e andiamo a berci un caffè. No, è un seminario un po' teorico, quindi prima ne discutevo con gli organizzatori, forse vediamo un attimo, se vedo che le teste cominciano ad accasciarsi, facciamo una pausa, 5 minuti di caffè e passeggiatina a prendere aria e poi ricominciamo. Vi prometto di rendervi la materia il più leggera possibile, considerate che ovviamente è sempre una materia giuridica, quindi che leggera, più di tanto leggera non può diventare, abbiate pazienza. Allora, quando si parla di diritto d'autore, quando si studia il diritto d'autore e in generale tutti gli istituti della cosiddetta proprietà intellettuale, lo si studia, lo si osserva da queste due ottiche, da questi due punti di vista. Il punto di vista del titolare dei diritti sull'opera e il punto di vista dell'utilizzatore dell'opera, che sono ovviamente degli interessi tra di loro in contrasto, perché uno è l'interesse di colui che ha creato l'opera e vuole tutelarla, vuole sapere come controllarne l'utilizzo. Dall'altro lato c'è tutto il resto del mondo, degli utilizzatori che trovano quest'opera, vogliono utilizzare quest'opera e devono sapere come e quanto possono utilizzarla, in quali termini. E ovviamente per avere una visuale completa della materia, noi dobbiamo studiare, cercare di guardare tutti e due, di tenere in considerazione tutti e due i punti di vista. E logicamente si parte dal punto di vista del titolare dei diritti, perché ci permette di capire quali sono i diritti in gioco, come entrano in gioco questi diritti, come un titolare può difendere e tutelare i suoi diritti su un'opera, e poi ci sposteremo dall'altro punto di vista, quello del titolare, scusate, dell'utilizzatore, per capire quali margini d'azione ha l'utilizzatore per utilizzare l'opera creata da qualcun altro senza entrare in violazione di un diritto. Okay, quindi procederemo in questo modo, perché è l'approccio più classico e è, a mio avviso, ancora il più efficace. Questa seconda slide, perdonate le capacità grafiche non particolarmente raffinate, serviva per far vedere come questi due mondi, in realtà, con l'avvento del digitale, questi due punti di vista, si sono sfumati. Cioè il confine, che prima era netto, adesso è un po' più sfumato. Perché? Perché difficilmente siamo sempre nettamente da una parte o sempre nettamente dall'altra. Spesso siamo, ad esempio, basta avere un aggeggio come quello che sto utilizzando adesso per fare la ripresa, no? Una cosa da poco più di 100 euro, e abbiamo la possibilità sia di essere autori, perché possiamo scattare foto, scrivere testi, fare un post sul nostro blog, okay? Ma anche riutilizzatore di opera. Perché? Perché nel momento in cui abbiamo scaricato una foto dall'account Twitter del nostro amico, la ripostiamo, gli aggiungiamo un commento, ok, ci siamo spostati a cavallo di queste due ottiche, e il digitale, le nuove possibilità che la tecnologia ci offre, ci spingerà sempre di più a essere ballerini tra queste due ottiche. E quindi vi invito a non tenere, a non considerare questi due punti di vista come se fossero scompartimenti stagni che non si parlano. Però appunto, dal punto di vista teorico, adesso noi procederemo dal lato arancione, cerchiamo di capire bene come funziona il diritto d'autore, quali sono i diritti che entrano in gioco e a favore di quali soggetti. E vedete che appunto, come vi ho